Immediatamente, dopo la tribolazione di quei giorni, il sole sarà oscurato e la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Una forza misteriosa sta realmente scuotendo il sistema solare. La scienza ufficiale ne è consapevole. Ma gli addetti ai lavori mantengono uno stretto riservo non solo con i colleghi, ma anche con i familiari. Se si tratta di voci infondate, perché i potenti della Terra, nell'assordante silenzio dei media, starebbero costruendo segretamente rifugi e depositi di cibo nel cuore delle montagne artiche? Che siano davvero questi i tempi di cui parlano le antiche profezie? Un'enorme palla di fuoco è stata vista da numerose persone sui cieli di Itaituba, cittadina dello stato del Pará, in Brasile. Numerose segnalazioni di una meteora nei cieli di Firenze. Gli abitanti di 3 delle grandi province del Canada hanno visto solcare il cielo da un enorme meteorite. Terremoti misteriosi sulla Luna. Inghilterra decide di costruire base lunare per indagare. Ma come? Siamo in piena recessione mondiale e l'Inghilterra decide di investire 118 milioni di euro per costruire una base sulla Luna. Ebbene sì. E il motivo è più serio di quanto non sembra. I terremoti lunari si pensava fossero provocati da un aumento delle piogge di meteore. Ma di recente i ricercatori del BNSS, ovvero del Centro Spaziale Britannico, hanno rilevato che al cessare degli impatti il fenomeno non termina. Praticamente il suolo lunare è soggetto ad una costante attività sismica del terzo grado della scala Richter. Sembrerebbe che il nostro poetico satellite sia soggetto ad una forza gravitazionale misteriosa. Lo stesso fenomeno interesserebbe anche altri pianeti. Gli effetti più visibili si riscontrano in quelli gassosi. Su Giove, ad esempio, la famosa macchia è stata circondata da altri due vortici. Sulla superficie di Saturno è addirittura comparsa una gigantesca forma esagonale. Le foto dovrebbero essere ancora reperibili sul sito della NASA. Molti ricercatori, fra cui il dottor Christian Negureanu, sono convinti che questi fenomeni siano prodotti dall'attrazione gravitazionale esercitata da un gigantesco pianeta sconosciuto. Il professor Zakaria Sitchin, un archeologo linguista che ha tradotto le iscrizioni di antichi reperti sumerici, aveva da tempo avvisato la comunità scientifica di questo pericolo. Secondo il dottore, milioni di anni fa, nello spazio fra Giove e Marte, si trovava il pianeta Tiamat. La sua orbita corrispondeva a quella attualmente occupata dalla fascia di asteroidi. Un secondo pianeta, chiamato Nibiru, dall'orbita irregolare rispetto agli altri, si sarebbe scontrato con Tiamat spaccandolo in due. Una parte avrebbe costituito la fascia di asteroidi, mentre l'altra si sarebbe scontrata di nuovo con una delle 4 lune di Nibiru. A causa dell'impatto però sia Tiamat che una delle lune sarebbero state proiettate in una nuova orbita, esattamente quella dove si trovano la Terra e la Luna che tutti conosciamo. Questa teoria è assai meno fantascientifica di quanto si possa pensare. Per prima cosa, essa spiega perché la geografia terrestre ha più continenti su un lato piuttosto che sull'altro. Infatti, la teoria delle placche tettoniche non ha mai chiarito il mistero dell'esistenza dell'immenso spazio vuoto dove si trova l'Oceano Pacifico. Inoltre, il poema babilonese della creazione, nonostante risalga ad oltre 4.000 anni fa, descrive l'esatta posizione dei pianeti del Sistema Solare. Pensate che il pianeta Nettuno, scoperto nel 1930, si trovava esattamente nella posizione prevista. Tutto lascia supporre che pertanto esista anche il pianeta Nibiru. Come se non bastasse, la formula astronomica di Titius Bode prevedeva che al computo esatto dei pianeti del Sistema Solare ne mancassero 2, di cui uno, guarda caso, proprio nella fascia di asteroidi. L'esistenza di Nibiru spiegherebbe, dopo 27 anni di mistero, cosa abbia deflesso la sonda spaziale Pioneer 10. Secondo alcuni ricercatori, questo leggendario pianeta è il medesimo che è stato scoperto il 30 luglio del 2005. È il medesimo che avrebbe provocato le anomalie orbitali di Urano, Nettuno e della cometa di Halley. Gli studiosi, basandosi sugli scritti degli antichi sumeri, hanno teorizzato che un enorme corpo planetario, ogni 3600 anni,
attraverserebbe il sistema solare, compiendo un'orbita molto eccentrica ed inclinata di 30 gradi sull'ellittica. A riprova dell'esistenza di questo gigante del cosmo, esisterebbero addirittura delle foto ed un filmato provenienti da due sonde, una del Vaticano e l'altra degli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, questo pianeta avrebbe una massa 3 volte superiore a quella di Giove. L'orbita anomala di questo gigante lo porterebbe a tagliare la strada agli altri pianeti del Sistema Solare. Inoltre, attraversando la fascia degli asteroidi fra Giove e Marte, li devierebbe dal loro corso facendoli diventare un'ulteriore minaccia per la Terra. Quel giorno la Terra tremerà e i fiumi cambieranno il loro corso. Vi sarà oscurità a mezzogiorno e un fuoco nei cieli di notte. Sarà il giorno del ritorno del Dio Celeste. E quel giorno si scoprirà chi è destinato a sopravvivere e chi a perire. Quello che avverrà sarà determinato da quello che è accaduto. Quello che era destino si ripeterà come in un ciclo. Di qualsiasi minaccia cosmica si tratti, è qualcosa che torna ciclicamente, che colpisce l'intero pianeta, che decima la popolazione. Sembrerebbe un asteroide o qualcosa di simile. Questo spiegherebbe la causa delle diverse estinzioni di massa che hanno interessato la Terra in passato. Al di là delle profezie, gli stessi scienziati hanno stabilito che il vero dilemma non è più stabilire se sia possibile che un asteroide ci colpisca, ma saper prevedere quando questo accadrà. Secondo voi, se dovesse crearsi l'emergenza di una simile minaccia cosmica, cosa farebbero i governi e i potenti per evitarlo? E se non potessero farci assolutamente nulla, come nel caso di una pioggia meteoritica, pensate che vi avviserebbero per tempo? Lascerò che a rispondervi sia il contenuto di una lettera giunta alla redazione di un importante sito internet inglese. Di recente sarebbero state verificate le credenziali del mittente. Nonostante la notizia abbia creato un terremoto sul web dai primi mesi del 2008, gli organi di informazione non si sono minimamente interessati alla notizia, il che è già di per sé sospetto, visto che clamori di questo tipo non passano certo inosservati. Se il contenuto di questa controversa lettera dovesse rivelarsi genuino, potrebbe cambiare per sempre la vostra concezione del futuro. Sono un politico norvegese. Vorrei parlare delle cose difficili che accadranno dal 2008 al 2012. Il governo norvegese sta costruendo basi sotterranee e bunker in numero sempre maggiore. Israele e molti altri paesi stanno facendo la stessa cosa. Quando ho chiesto spiegazioni, hanno semplicemente risposto per proteggere il popolo norvegese. Ho chiesto anche quando avrebbero pensato di terminare il lavoro e la risposta è stata prima del 2011. La prova di quello che sto dicendo è nelle fotografie che ho mandato di me stesso e di tutti i primi ministri che ho avuto cura di incontrare, mettendomi al corrente della questione. Loro sanno tutto di ciò che sta per accadere, ma non vogliono assolutamente fare allarmismi o creare panico di massa. Il pianeta X sta arrivando e la Norvegia ha cominciato con l'approvvigionamento di cibo e sementi nella zona di Svalbard e nel Nord Artico con l'aiuto degli Stati Uniti e dell'Unione Europea e di tutto il paese. Salveranno solamente chi fa parte dell'elite di potere e coloro che potranno ancora creare o costruire. Dottori, scienziati e così via. Viviamo tempi inquietanti e confusi. Io proverò a vegliare su di voi, tentando disperatamente di proteggervi.